Oggi parliamo di precarietà nel mondo della musica. I tempi sono profondamente cambiati con l'avvento del digitale. Oggi, nel 2016, fare il musicista è decisamente complicato, decisamente molto difficile. E il musicista di oggi rispetto al musicista di diversi anni fa, per non parlare di periodi più remoti come può essere il 500 o il 600, nei quali la musica era una componente fondamentale nella società dell'epoca e rappresentava svago, rappresentava intrattenimento. E i signori e i mecenati assoldavano i musicisti per proporre musica nei loro palazzi, nei loro salotti. Oggi i tempi sono cambiati già dal Novecento con l'avvento della radio, della televisione, con una modalità diversa di tempo libero. Usufruiamo del nostro tempo libero sicuramente in modo molto diverso e i musicisti di oggi non hanno più una, diciamo così, retribuzione del loro lavoro proveniente da una sola fonte. Hanno molte fonti a cui debbono per forza attingere. Facciamo degli esempi. Un esempio potrebbe essere il mondo della scuola. C'è chi da musicista insegna a scuola e quello è un primo stipendio che potrebbe essere una base. Poi ogni musicista può avere un'attività artistica, può suonare in un gruppo, può suonare in un ensemble. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di produrre a livello discografico un prodotto. Oggi il mercato è molto più aperto rispetto a tanti anni fa e quindi è molto più semplice accedere alla produzione discografica rispetto a un tempo. Quindi in questo caso i proventi che arrivano al musicista possono essere dalla vendita del disco, possono essere dai download digitali di iTunes, per non parlare dello stream di Spotify e così via. In più, i vari musicisti hanno la possibilità di essere associati a una società di collecting che tutela i loro diritti. Nel caso degli autori, dei compositori, si tratta della SIAE, che amministra i diritti d'autore ed editore, però nel caso degli interpreti, se un pianista suona un brano, registra un brano in un disco e quest'ultimo passa in radio, vi sono i cosiddetti diritti connessi, che sono i diritti dell'interprete e del produttore fonografico. Quindi diciamo che il musicista di oggi ha tante piccole goccioline a cui attingere per avere i propri compensi che gli spettano. Anche il mondo del live, il mondo della radio e della televisione sono profondamente cambiati e oggi contribuiscono purtroppo involontariamente a questa precarietà nel mondo della musica. Il mondo del live è cambiato rispetto a alcuni anni fa, è sempre più difficile trovare locali pubblici nei quali esibirsi. E ci sono sicuramente finanziamenti pubblici che vanno però soprattutto a grandi istituzioni. A Milano mi sembra che circa il 90% dei finanziamenti pubblici vanno a quelle 3-4 associazioni che sono il Teatro alla Scala, i Pomeriggi Musicali, la Verdi, e tutti gli altri si arrangiano in qualche maniera con i consigli di zona, che però hanno sempre dei fondi piuttosto limitati e che devono ovviamente distribuire tra svariate proposte. Il mondo dei locali è diminuito tantissimo, ci sono veramente poche possibilità, però bisogna, rispetto al passato, un po' dovuto anche ai costi sia delle licenze SIAE che dei costi dell'EMPALS, che svariate problematiche di burocrazia che si sono venute a creare in questi ultimi anni. Tuttavia, bisogna considerare che sicuramente lo scenario è cambiato. E bisogna non guardare indietro, bisogna guardare al futuro in maniera positiva e quindi sicuramente il musicista non deve svendersi, però non deve neanche pensare che non ci siano del tutto occasioni per far valere la propria arte e promuovere la propria musica. In campo radiofonico e televisivo, anche in questo ambito gli scenari sono molto cambiati. Nella radio è sempre molto difficile per i talenti emergenti, i giovani, farsi strada.
Noi italiani siamo sempre stati un po' esterofili, in Francia ci sono delle leggi che prevedono addirittura dei tetti per la musica francese, in Italia non ne abbiamo, si fa quel che i programmatori delle radio decidono sostanzialmente, quindi è abbastanza arduo riuscire a far passare la propria musica in radio se dietro non hai una major o una etichetta discografica di un certo rilievo, di un certo peso. I palinsesti sono sempre più o meno copiati, hai la radio che ti copia il palinsesto di Radio DJ, quell'altra che ti copia il palinsesto di Radio 105, e quindi non c'è spazio per molti emergenti che magari meriterebbero e sarebbero artisti anche di valore. Nel mondo della televisione abbiamo i talent show che, se da un lato rappresentano sicuramente un'innovazione, una possibilità per emergere nel mondo della televisione, dall'altro però ci sono solo loro, ci sono solo questi. L'offerta musicale e soprattutto io vorrei dire l'offerta culturale musicale nella televisione è completamente scomparsa. Non ci sono programmi musicali nelle reti televisive, ci sono solamente talent show, e questo non credo francamente che sia un bene. In questo scenario che può sembrare apocalittico, tuttavia dobbiamo vedere degli aspetti positivi, cioè bisogna pensare in ogni caso che se l'avvento del digitale da un lato può aver creato dei problemi, l'avvento dei nuovi media può aver creato dei problemi, dall'altro però ci sono delle nuove opportunità, bisogna saperle sfruttare, bisogna saperle rincorrere e considerare che il mondo è cambiato e, ad esempio, un gruppo come il Quintetto Vocale Alti e Bassi, per fare un nome a caso, fino a qualche anno fa avrebbe venduto solamente in Italia, oggi grazie al digitale ha la maggior parte dei download che arrivano dagli Stati Uniti e dal Giappone. E questo è sicuramente un buon segno.